Come dicevo, il collega Parrini ha usato 28 volte, l'abbiamo contata, la parola a sé, credo che si commenti da solo. Vengo al punto dall'ordine del giorno. Il tema del finanziamento della politica è da tanti decenni al centro del dibattito pubblico italiano. Come noto, nel 1974 fu introdotto nel nostro ordinamento il contributo pubblico a favore di partiti o di movimenti politici sotto due specifiche forme. Contributo statale per il funzionamento ordinario dei partiti, contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali sostenute dai partiti per le elezioni politiche europee e regionali. Nel 1993 la disciplina sulla prima forma di contributo, quella finalizzata al funzionamento ordinario dei partiti, è stata abrogata per intervento di un referendum popolare, rimanendo in vigore soltanto il contributo a titolo di rimborso per le spese elettorali, riformato poi nel 1999. Quando fu introdotta nel 1974, il contributo politico ai partiti aveva una ratio duplice. Da una parte si voleva consentire a tutti i partiti politici, seppur in base alla loro dimensione elettorale, di sopravvivere e funzionare regolarmente, anche e soprattutto in ossequio all'articolo 49 della Costituzione che ho sentito oggi citare più volte. L'attività politica, infatti, allora come oggi, prevede dei costi particolarmente elevati, per sostenere i quali è necessario un flusso cospicuo e costante di risorse. Dall'altra parte si voleva prevenire o comunque limitare il verificarsi di fenomeni corruttivi in seno ai partiti politici. In assenza di un finanziamento pubblico ai partiti si riteneva invero che i partiti fossero alla mercé di soggetti privati che con dazioni di denaro, reso spesso illecitamente, potevano concretamente orientare i decisori pubblici. Nel 2012 il sistema di finanziamento pubblico ai partiti è stato oggetto di una nuova modifica, per legge questa volta, che ha ridotto l'ammontare dei contributi e ha modificato il sistema di contribuzione pubblica, con il 70% degli stanziamenti erogato quale rimborso per le spese elettorali e per il funzionamento dei partiti e con il restante 30% erogato in base alla capacità del singolo partito di autofinanziarsi. Da ultimo, nel 2014, il finanziamento pubblico ai partiti è stato del tutto abolito ed è stata introdotta una specifica disciplina per la contribuzione volontaria e indiretta. Nel corso della sua vigenza, nel sistema del finanziamento pubblico ai partiti, si sono sedimentate pratiche illegittime, che ne hanno alterato la ratio originaria, dopo tutto condivisibile. Ne è infatti sorto un uso distorto delle risorse pubbliche da parte dei partiti, con l'abitudine ad impiegarle per finalità completamente slegate dal funzionamento dei medesimi partiti. Da qui è nata una forte contrarietà dell'opinione pubblica rispetto al finanziamento pubblico a partiti politici, visto sempre di più come fonte di sprechi e ruberie da parte della classe politica. Al netto di giudizi di valore sul finanziamento pubblico ai partiti, per come è strutturato in passato, c'è un punto fondamentale e inequivocabile che i fatti di cronaca, per converso, testimoniano, e cioè che la politica ha bisogno di risorse per funzionare. Per tale ragione siamo più che disposti a ragionare e lavorare per trovare una soluzione condivisa che garantisca, da un lato, l'effettivo sostentamento della politica, dall'altro, la massima trasparenza nell'erogazione delle risorse, magari con un rigido sistema di controlli interni ed esterni e con vincoli sulla tracciabilità dei flussi finanziari. In tal senso siamo altresì disposti a valutare tutte le proposte che verranno rispetto al tema dei finanziamenti erogati dai privati, proprio per evitare la creazione di circoli viziosi tra partiti e soggetti esterni, qualunque forma essi abbiano, società commerciali, cooperative, enti stranieri, cittadini semplici, eccetera eccetera. Ci sembra che il meccanismo introdotto nel 2012 della contribuzione volontaria mediante destinazione del 2 per 1000 IRPEF sia un ottimo punto di partenza per ragionare per il futuro su soluzioni più avanzate. Infine ci preme ribadire che siamo più che disponibili a ragionare politicamente sull'istituzione di una specifica commissione d'inchiesta sul finanziamento pubblico ai partiti al fine di verificare, laddove dovesse emergere questa necessità, la regolarità in entrata e in uscita dei contributi pubblici erogati dal 74 in poi. Grazie Presidente.